Ringrazio tutti voi di aver accolto il nostro invito, ringrazio i candidati che sono qui con noi, ringrazio Davide Zoggia per il lavoro intenso, molto buono che ha svolto. E io comincio da qui, io sono, devo dire, sinceramente entusiasta delle candidature a sindaco che abbiamo messo in campo in questa tornata amministrativa. Ne abbiamo avuto un assaggio stamane. Ma effettivamente, nonostante la difficoltà che c'è oggi, insomma, fare una scelta quale quella di candidarsi a sindaco in un momento così difficile, mi pare che alla fine di questo percorso che abbiamo svolto, molto buono, molto intenso, naturalmente non senza problemi, qui e là, difficoltà, molto partecipato, siamo arrivati a mettere in campo una squadra veramente, veramente buona. Ora, le considerazioni che voglio fare sono sostanzialmente queste. Primo, in questa campagna elettorale, io lo dico girando quando incontro i nostri candidati, la difficoltà più grande sarà che i nostri candidati devono incontrare dei cittadini tutti interi e non si troveranno di fronte solo a richieste che riguardano quel che può fare o dare un sindaco. C'è un profondo disagio, parliamoci chiaro. E quindi i candidati che vanno di casa in casa, perché si fa così, misureranno, stanno già misurando la situazione. E io voglio dire a loro: questo è il nostro compito. Vengono da noi i pensionati, i lavoratori, i giovani, meno male che vengono da noi, anche quando hanno qualcosa da dirci di magari di non gradevole, perché bisogna che ci sia qualcuno che metta l'orecchio sulla situazione e dia le risposte oneste che si possono dare. E quindi per il PD una grande occasione per essere in campo nelle difficoltà, nei problemi di oggi e guardare. Ancora una volta lo dico, all'altezza degli occhi i cittadini. Questo, se non è questo, un grande partito popolare non può esistere. Ora, incontrarli tutti interi significa misurare intanto le difficoltà economiche e sociali. Siamo in un momento molto difficile, di nuovo, come si vede, c'è una tempesta sui mercati. Leggo a questo proposito spiegazioni, analisi, che sono francamente, non sempre dirò così, soddisfacenti. A me pare lampante il problema che abbiamo in Europa e in Italia, che non stiamo rassicurando il mondo, e poi nel mondo ci metto anche la speculazione, ma non è tutto speculazione, non stiamo rassicurando il mondo sulla capacità dell'Europa di coniugare una austerità con una dinamica di crescita. Quel tanto di decrescita rispetto agli anni passati che c'è nel mondo è attribuibile all'Europa. Punto. Queste ricette della destra europea sono un disastro. Sono state e sono un disastro. E noi non ci caveremo dai guai con meno di un cambio delle politiche a dimensione continentale. Senza una riscossa dei progressisti e un cambio di linea sulla gestione della crisi, non sarà possibile uscire dai guai. Punto. Questa è la questione. Il rischio che le politiche di austerità lasciate da sole avvitino il meccanismo austerità-recessione è un rischio evidente. Qui dentro abbiamo il nostro caso, dobbiamo fare naturalmente di più per favorire processi di crescita. Ricordiamoci l'eredità. Cioè noi non è che stiamo affrontando temi come l'IVA o l'IMU o perché Monti è arrivato e ha fatto questa scelta. Stanno scoppiando tutte le bombe orologeria innescate da anni di sgoverno.
e di favole raccontate, che tutto andava bene. Questo stiamo vivendo. E le misure che dobbiamo prendere, poi non su tutte siamo d'accordo al 100%, lo sapete. E tuttavia nell'insieme queste misure finiscono per aggravare un andamento recessivo. Quindi io credo che adesso seriamente noi, mentre manteniamo un profilo austerità eccetera, dobbiamo mettere, e qui dirò qualcosa proprio a proposito dei comuni, in moto qualche meccanismo che si preoccupi di contrastare, di contenere la recessione e di evitare che si scarichi a far pagare un prezzo sulle situazioni più deboli. Qualcosa si può fare, ne abbiamo parlato come PD, abbiamo qualche idea, e credo che sia opportuno avere un confronto con le forze politiche, con il governo, perché qualche misura in più per alleggerire la situazione possa essere presa. Dico subito, non c'è dubbio, lo diciamo da tempo, i comuni non sono la malattia, possono essere una parte della medicina, nel senso che pochi considerano che il 70% delle opere pubbliche in Italia le fanno i comuni. E se chiudi quel rubinetto non è possibile far ripartire un po' di lavoro. E quindi in modo selettivo quel rubinetto va aperto. E deve essere consentita una ripresa degli investimenti a breve, immediati, per dare un po' di lavoro e per consentire un po' di pagamenti alle imprese, che sono in una crisi drammatica di liquidità. Quindi il cittadino intero che adesso si incontra comincia a lamentare questo aspetto che riguarda i redditi, il lavoro, piccole imprese che saltano. Bisogna mettere i comuni in condizione di dare qualche risposta in più, perché questo serve all'Italia. Su questo, diceva Zoggia, siamo impegnati, sono in corso confronti anche Francia e Governo, noi siamo a sostegno di questa priorità. Secondo punto che il cittadino intero rappresenta è questo smarrimento, che naturalmente parte dai dati che dicevo, ma dati ai quali si aggiunge questo, diciamo, il tema del discredito della politica. Discredito della politica. Anche in questi giorni siamo di fronte a rivelarsi di fatti sconvolgenti. Sconvolgenti per l'opinione pubblica, fatemi dare questo piccolo sfogo. Sconvolgenti anche, non so, per dirigenti di un partito come il nostro, che sono abituati a darne al partito, non a prenderne. Piuttosto sconvolgenti. Allora, attenzione che metter tutto nel mucchio qui rischia di farci arrivare fino a un punto di non ritorno su un tema basico della democrazia. La democrazia, ho sempre detto, da Cliste né Pericle in poi, è sempre vissuta con un sostegno pubblico all'attività politica, per evitare che il più ricco e il più forte facesse il burattinaio e governasse la città. Questo è un elemento basico, dal quale non è possibile deflettere. Se si ha in testa una democrazia, se si ha in testa qualcosa d'altro, si può deflettere. Detto e affermato questo, sia chiaro che per quel che riguarda il PD, noi siamo disponibilissimi e intenzionati a rivedere il sistema. Benissimo, dice la Germania, prendiamo la Germania, non c'è problema, il meccanismo del rimborso elettorale non va bene, riflettiamoci, pronti a ridiscuterlo. Ma ridiscutere richiede dei tempi e io non accetterei che in attesa di quei tempi noi consentissimo che con soldi un partito eccetera uno che so si ristruttura la casa, no eh? Quindi immediate misure che invochiamo da tempo per il controllo e non accetto e non capisco questa polemica che vedo sui giornali che dice, ma se fatti i controlli poi non ridiscutete, cosa facciamo? Ci mettiamo a discutere di una nuova legge e intanto lasciamo passare dei mesi in una situazione di cui abbiamo visto i gravissimi scompensi? No, io sono per un'altra soluzione, immediatamente un controllo serio e immediatamente la partenza di una discussione su come ristrutturare tutta la materia.
Questa è una roba seria, se vogliamo fare una roba seria. Il PD è impegnatissimo e si sta ragionando in queste ore, vediamo come sono con le altre forze politiche. E neanche accetto, lasciatemi dire, qualche commento che dice si svegliano adesso. No, non lo si dica a noi. Non lo si dica a noi che ci svegliamo adesso. 3 anni fa dissi il mio nome sul simbolo non lo metto. Dall'inizio che c'è il PD ci siamo fatti certificare da una società esterna che è quella che controlla i conti di Banca d'Italia. Ci sarà un motivo. E abbiamo esteso questa certificazione ai livelli regionali. Abbiamo invocato una legge in applicazione del 49 sui partiti. Abbiamo presentato 1, 2, 3 progetti di legge. Recentemente un altro che ha unificato tutti i progetti che avevamo presentato. Abbiamo inventato le primarie. Abbiamo inventato le primarie. Dove siamo nelle amministrazioni locali? Sosteniamo la riscossa civica, vogliamo liste civiche, apertura ai cittadini. Abbiamo fatto codici etici che facciamo sottoscrivere col controllo delle commissioni di garanzia. E ho sempre detto, non pensiamo di essere un partito di santi, intendiamoci. Ma abbiamo il dovere di darci una struttura. Che ci siamo via via, stiamo cercando di darci come partito, ma che vogliamo come sistema, perché si è visto cosa succede quando non c'è di sistema. Basta che uno faccia quel che fa, che ne arriva una valanga di discredito su tutto, sullo stesso concetto basico di democrazia. Sia chiaro che il PD combatte su questo punto, e mica per sé, per una certa idea di democrazia. E non si pensi di chi avesse qualche seconda intenzione di intimorire su questo punto, che è un punto troppo grosso. O noi diventiamo una democrazia occidentale normale, o diversamente di eccezionalismo. In eccezionalismo questo paese va al disastro. Questo è il punto che abbiamo davanti. Tutto sporco, spero che sia in cartella l'elenco. Abbiamo preso un gruppo dei nostri amministratori minacciati dalla mafia, non so se l'abbiamo fatto, l'abbiamo dato l'elenco. Benissimo, considerate questo elenco. Io domani vado a trovare Maria Lanzetta a Monasterace per dare la solidarietà. Cosa deve pensare chi è sul fronte e rischia la pelle per fare l'amministratore? Cosa deve pensare dentro a questo generico discredito? Ma noi vogliamo abbandonare la gente che è sul fronte? Vogliamo dire che sono tutti disonesti? Questo non lo accettiamo. Questo non lo accettiamo. In nome soprattutto di quelli migliori di me che sono sul fronte. E quindi, in cartella avete visto i codici etici che facciamo sottoscrivere, le indicazioni della commissione di garanzia, e noi ci attestiamo su questa linea testardamente. La politica deve uscirne pulita, il rimedio alla cattiva politica non può essere l'antipolitica, può essere solo la buona politica, e per quanti sforzi ci vogliono per metterla in piedi questa buona politica, la metteremo in piedi. Infine, qualcosa di merito, ecco, io credo che, diceva Zoggia, i programmi dei nostri enti locali sono tutti naturalmente diversi, però guardate che ci sono dei tratti comuni che benissimo rappresentano l'insieme del nostro sforzo. Primo fra tutti, questo, quello avete sentito da tutti i candidati, non è che ci sia uno. Questo tema è la partecipazione della squadra, dell'apertura, del civismo, della riscossa civica, della trasparenza, questa idea qui. L'idea del collettivo, l'idea che non si può lasciare una città e neanche un paese in mano a dei burattinai. Questo no. Bisogna ripartire avendo fiducia di risollevare un meccanismo di partecipazione. E secondo, il grande tema sociale, questo deve essere il nostro accordo in un momento di difficoltà. E terzo punto, il tema autonomistico. Attenzione anche qui, chi ha sbandierato per anni il federalismo che si è rivelato
negli ultimi anni non solo una parola vacua, ma addirittura un trucco. Non sono mai stati peggio i comuni da quando si è favoleggiato di federalismo. E diciamo, le vicende politiche di questi giorni, non vorrei che oltre al tema della buona politica possibile affondassero anche il tema dell'autonomismo. No. Noi ci riteniamo un partito autonomista, un partito dell'unità del Paese, che fa leva sul protagonismo delle autonomie. E quindi noi interpreteremo il risultato, che noi contiamo sarà positivo per la nostra battaglia, lo interpreteremo certamente come una spinta politica. Io voglio ricordare che vanno a votare 10 milioni di elettori, saremo in contemporanea con le elezioni francesi. Ecco, leggiamoci anche in questo contesto europeo, e quindi è importante ricavare una spinta politica forte, ma io vorrei da questo appuntamento ricavare anche una ripartenza ben fondata stavolta del tema dell'autonomismo. Stavolta ben fondata, fuori da degli equivoci. E noi con i nostri sindaci ci candidiamo a raffigurare nel futuro l'idea di un'Italia unita che poggia la sua civilizzazione, la sua riscossa civica sul protagonismo delle autonomie. Da lì si ricava la linfa per rendere migliore questo Paese, per selezionare classe dirigente, per attivare meccanismi trasparenti di partecipazione, per andare ad attingere un po' di fiducia, un po' di fiducia, un po' di fiducia nella politica e quindi nel futuro del Paese. Grazie.